mattina caffè con l'ala freddo, classico deslactosato, anche adesso lo sto mangiando con le palline di cioccolato. Con cereali e cioccolato. Buono. Di fronte a dove stiamo noi c'è questo panettiere, si chiama Claudia, che verso mezzogiorno comincia a mettere una musichetta che poi non toglie fino alle 10 di sera. È una musichetta fantastica sul panadero, bellissimo. Mettono tutti quanti il cartone sulla moto perché il sole picchia. E poi c'è questo posto dove fanno tagli di capelli a 25, tagli di capelli a 1 euro. 1 euro, ragazzi, il prezzo più economico che abbiamo mai visto, magari più tardi. Siamo alla ricerca di questo frutto che chiamano il frutto che sembra un budino al cioccolato. Lo stiamo cercando da quando eravamo a Bacalà, praticamente tutti i mercati in cui siamo andati non abbiamo mai trovato. Ma qui l'abbiamo trovato. Questo è sapote negro, sì? Sapote negro. E a quanto ne vende? 20 la medida. E solo per uno farà provare? Questo è... Essere listo ora? Sì. È dulce, sì? Dulce. Grazie. Ragazzi, ieri sera siamo finiti sotto il diluvio universale perché praticamente siamo usciti, non avevamo niente dietro, neanche cellulare, niente di niente, e abbiamo preso il diluvio. Praticamente siamo tornati a casa, era tutto chiuso dopo che insomma abbiamo aspettato una mezz'ora. Era tutto chiuso, per fortuna avevamo un po' di pomodori nel frigorifero, siamo fatti un po' di pane col pomodoro e basta. Quindi il pomodoro ci ha salvato ieri. Ragazzi, avrete capito, noi i mercati proprio li adoriamo, siamo sempre nei mercati quando possiamo e questo è uno dei più belli che abbiamo visto. C'è un sacco di scelte sulla frutta, sulla verdura, c'è di tutto, c'è la carne, c'è il pesce. È uno dei più belli dal Chiapas. E poi ci sono dei prezzi che sono bassissimi, perché non so, i pomodori costano 50 centesimi al chilo. Pomodori 13. E poi centesimi. Le carote uguale. Cioè, sono le banane costano pochissimo perché costano 6-7 pesos anche al chilo. Medio chilo. Quindi lo stato di Campeche, il semaforo è giallo, amarillo, quindi dovremmo essere un passetto avanti rispetto agli altri dove era arancione. Ma in realtà no, era tutto uguale, ragazzi. È tutto chiuso, ragazzi, ci sono delle rovine stupende qua a Campeche e purtroppo non si possono visitare perché sono chiuse, o almeno dovrebbero essere chiuse fino a domenica sicuramente, e poi non si sa, insomma stiamo aspettando di capire se riapriranno. La signora Teresa Panza. Ah, chi è la signora Panza? Praticamente queste statue che sono sparse un po' in tutta la città rappresentano i vari lavori che si facevano qui a Campeche. La signora Panza cosa faceva? Grazie. Questa era la prigione praticamente. Ah, hai capito. Un signore ci ha fermato così per strada, random, stavamo passando, ci ha detto di venire a vedere. Qua ci sono, queste qua praticamente sono le vecchie carceri di Campeche, adesso sono solo uffici del governo di Campeche. Campeche è super curata, pulitissima, proprio tenuta davvero benissimo. Ragazzi, mi è piaciuto un sacco, anche nell'ultimo video ci avete fatto un sacco di commenti su questa città che veramente è pazzesca. Ha stupito anche noi. Cioè, guarda qua. Questa è una via qualunque del centro. Esatto, e sono tutte queste viette così, come la maggior parte delle cittadine qui in Messico, sono i numeri pari, i numeri dispari per indicare le tutte vie le quadras orizzontali e verticali. Troppo carina. Ciao Perito, come stai? La signorita si chiama Princesa. Che carina.
È un chihuahua, sì? Cruzano. Ah, ok, ok. È impaurito, la telecamera la mette in soggezione. Le vie non hanno nome, ma solo numeri, però gli angoli delle vie sì. Questo esempio è l'Eschina del Altiglio. Poi c'è l'Altiglio? Quella dell'Elefante, ho visto, ce ne sono altre che hanno nomi particolari. Comunque gli angoli hanno il nome. Comunque guardate, sono praticamente tutte molto simili. 1, 2, 3 e 4. Non si capisce nulla praticamente, perché sono tutte coloratissime, tutte però molto simili, quindi uno si può perdere tranquillamente e perdersi tutto il giorno tra queste vie senza trovare uscita, un labirinto. Hai capito? Non sembra di essere al commercialista, direi. Sembra uscito un altro secolo, tipo. Centro storico di Campeche è diviso in tre zone. C'è la zona centrale, che è quella con le mura, quella fortificata, poi c'è il barrio de San Francisco, dove vivevano i Maya, e il barrio de Roman, che è dove siamo adesso, cioè il quartiere di Roman, che è dove vivevano gli indigeni messicani. E qui c'è questa bellissima chiesa con all'interno la statua del Cristo Nero, il Signor de San Roman. Ci siamo fatti una chiacchierata con la panadera per capire quali sono i posti migliori per andare a mangiare. Col profumo, perché c'era un profumo, ragazzi, buonissimo. Abbiamo preso una cosina piccolina salata. Vediamo. Non è vero che mangiamo sempre, No. Cosa c'è? Guarda che bellezza. Angela, un attimo, fammela per riprendere. Queso? Queso e cose queso, vari. Verdure, mais, varie. In realtà è salata, ma anche un po' dolce. Dolce un po' salato? Sì. Gelato al cioccolato. Dai. Tipo una torta. Ma che profumo esce da questa panna? Piselli, carote, formaggio. Una bomba. Non mangiarla tutta. Non abbiamo mai visto persone così gentili, praticamente si fermano anche se sei a un chilometro e vuoi passare, loro si fermano, sono proprio, non lo so. Ragazzi, abbiamo una curiosità, perché qui in Messico in tantissimi utilizzano quella che chiamano careta, che è praticamente una visiera di plastica trasparente, no? Che si mette oltre la mascherina. Ce l'hanno proprio tantissime persone. Ma in Italia si usa? Perché cioè, c'è qualcuno che la usa? Fatecelo sapere nei commenti. Sono le caretas. Ah, la miseria, ti spruzza tu. No, per favore, grazie. Ma l'ha fatto tutto. Dopo averci disinfettati ben benino, siamo entrati in questa che è un'antica casa coloniale e adesso andiamo a visitare le varie stanze. I colonizzatori praticamente portavano dall'Europa i materiali per costruire queste dimore. Ad esempio, qui si trovano marmi di Carrara addirittura. Non solo i marmi, comunque hanno importato anche i tessuti per i vestiti, ma anche cibo. Dei prodotti, sì, ad esempio l'olio d'oliva. Di fatto comunque i conquistatori sono venuti qua per imporre anche la propria cultura su quella autoctona.
Messico qui dentro, questi materiali, i colori, anche gli oggetti proprio non c'entrano niente con il Messico a cui siamo abituati, e arrivavano qui tramite nave perché Campeche è uno dei porti più grandi della zona, e il viaggio dall'Europa al Messico durava circa 2 mesi e mezzo, 3. Facciamo l'estrazione, vediamo chi ha vinto. Sicuramente io. C'era anche mia mamma a casa qua. Uguale, anche mia nonna. C'è del pescato, del boulevard, tutto derecho. Tiene sus tapas, Mi nome è Pedro. Ok. Tapas de bienvenida. Además, ahí está. Pronto. Perfecto. Amigo, my brother, my friend, you. E finalmente è arrivato il momento della verità. Dobbiamo assaggiare lo sapote negro. Allora, questa potrebbe essere qua. Una rivoluzione, perché potrebbe essere il frutto più buono di sempre o il più schifoso. Vale, deve essere, come abbiamo già detto, una sorta di budino al cioccolato naturale. Andiamo. Tra l'altro è un frutto veramente difficile da trovare, ci sono poche informazioni anche su internet. Guarda qua, guarda qua. Porca miseria, ma che colore è? Buono. Vado? Vai, assaggio. Vado? Questa parte sembra più... Questo sembra un budino davvero, guarda. Te l'ho detto, anche là. Stessa consistenza. Eccolo qua. Questo è lo o il bo sapote negro. No, non si vede di qua. Si vede forse, ma è di qua. Eccolo qua. Eccolo qua. Vado? Vai. Sì. Sa di budino al cioccolato. Oh. Non ci credo. Assurdo. Ma porca miseria. Ma seriamente? È un budino al cioccolato naturale. Va? Va? Sa anche un pochino di caco, leggermente, no? È un caco budinoso al cioccolato. Madonna, che scoperta. Hai capito te? Non è buono. Cioè, consistenza è identica. No, ragazzi, questo qua è il frutto definitivo. Ragazzi, è il frutto definitivo. Cioè, adesso non so, cioè... Avrà milioni di calorie, probabilmente. Probabile, probabile. Brutto da vedere, ma è buono da mangiare. Brutto, ma buono. È un frutto stranissimo. Non ha semi, non ha niente. Poi guarda, guarda come affonda, guarda come affonda. Affonda subito. Meno male che l'abbiamo scoperto adesso che stiamo andando via, sennò credo che saremmo impazziti a mangiarlo. Ho una notizia bomba. Il sapote nero è privo di grassi e calorie, cioè va bene sempre. È perfetto per la dieta al posto del budino al cioccolato. Bomba! Vogliamo provare una specialità di Campeche, che è la orciata de coco. En coco. Adesso la proviamo. Ah, sembra un latte di mandorla. È un latte di cocco, tipo dolcissimo. Latte del cocco! L'orciata è fatta a base appunto di riso, non è l'orzata come da noi che è fatta a base di orzo, questa è a base di riso con in più il cocco. Buona, no? Buona. Niente di eccelso. Comunque ragazzi, a noi piace un sacco assaggiare queste cose locali, noi andiamo sempre a cercarci tutte le volte online quali sono le specialità del posto, dove mangiare le migliori, anche le più economiche, cerchiamo sempre di trovare insomma il modo giusto per assaggiare le cose locali nel modo migliore. Certo, mangiamo anche la pasta ogni tanto, magari non ve lo facciamo vedere, però sì. Quando abbiamo la cucina, sì, magari ogni tanto ci facciamo una pasta, sì, infatti, col pomodoro, veloce. Infatti, intanto ci chiedete, mangiate sempre, ma mangiamo anche di più di quello che mostriamo nei video. No, dai, mangiamo 3 volte al giorno, come tutti. Come tutti. Solo che siccome ci piace così tanto, forse ci concentriamo anche a farvelo vedere, perché secondo noi è uno degli aspetti fondamentali del viaggio. C'è passione. Esatto. Thank you.
tutte le sere a guardare il tramonto, ma ogni sera è uno spettacolo diverso, una cosa sempre nuova. Adesso andiamo a vedere lo spettacolo delle luci che fanno tutte le sere qui a Campeche sul mare, gratis. Stamattina Angela ha salvato una signora, perché la signora aveva lasciato sul pulmino il portafoglio e allora Angela subito: signora! È stata la parte migliore, poter dire signora! E lei ci ha ringraziato, ah, l'ha ringraziato. Ah, gracias, gracias! Siamo venuti in questa spiaggia che si chiama Playa Bonita, un po' attratti dal nome perché, beh, sembrava bonita, invece... Bonita. invece è un po' così, praticamente la spiaggia è chiusa, quindi non ti fanno cedere, si può cedere soltanto se vai al ristorante a mangiare. Oppure c'è un altro accesso. Ma siamo entrati all'altro accesso pubblico e quindi siamo qua, però un po' sporca, il mare è brutto. Niente, non va sempre bene. Le mie sempre festa, ne? Dai! Momento bergamasco. Evidentemente non siamo più ai Caraibi, proprio questo è la prova. Adesso stiamo andando al paesino che abbiamo visto prima passando con il minivan e sembrava carino, sembra tipo un paesino di pescatori, andiamo a vedere cosa c'è. Ma per voi è normale sudare completamente fino a perdere la vista? No, esagerato. Che schifo tra l'altro. È tutta sugli occhi. Io adesso ho deciso, vado a tagliarmi i capelli. Andiamo a provare questa esperienza. Proprio a due passi dove stiamo, eccoci qua. Hola. Hola. Però non male, devo provare questo. C'è un po' di attesa. Más o menos. Pero corto también. 5 milímetros. ¿Milímetros? 5 y 7. 7. 5, 7. 7. Sí. Solo poquita diferencia. Poquito. Gracias. Buono, dai. Come il taglio? L'ha fatto proprio a pelle. Simpaticissima signora, ci ha fatto una bella chiacchierata su come sta andando, come è andata la pandemia. La signora conosceva persone che purtroppo hanno avuto dei problemi gravi con la pandemia e niente, diceva di stare attenti, di continuare a usare sempre la mascherina e eccetera eccetera. Però il suo business, dice, va benissimo e continua ad andare bene. Insomma, un bel taglio di capelli, fantastico, mi sono divertito un sacco a chiacchierare anche con la signora e niente, dai, non è andato male. Bello che sei, che bel taglio che ti ha fatto. Lo so, anche la guarda, una roba pazzesca, cioè era tipo 3 anni che non avevo un taglio
Fatto davvero. Ma comunque la signora tra l'altro mi ha raccontato un sacco di cose, tipo che la parola gringo, che okay, è una parola dispregiativa, sì, in genere, ecco, loro la applicano a tutti, cioè se tu sei italiano, spagnolo, tedesco, francese, americano, sei sempre un gringo. Perché io invece in pensavo genere, fossero esatto, solo quelli degli Stati Uniti, sì, degli Stati Uniti, invece no, per loro qualsiasi turista o persona non messicana è un gringo. Quindi anche noi siamo gringhi. Ok. E gringo, ed è per questo gringo, che al mercato ci chiamano gringo, gringo! Esatto. E ci vedono tutti in giro. Vabbè. Comunque alla fine sono razzisti con tutti, quindi alla fine non sono razzisti. Oddio, se vogliamo vedere così. Vabbè, e poi mi aveva detto anche un'altra cosa. Però intanto dobbiamo scendere da questi marciapiedi particolari. Altissimi. No, mi ha detto anche che praticamente non vedeva turisti da una vita. Quindi qua a Campeche non arrivano turisti da diversi mesi. Infatti la signora diceva: ah, turisti dall'Italia, non ne vedo da una vita. E vabbè, tutto qua. Si è fatta una bella chiacchierata. Sì, si è fatta una chiacchierata. Sopra le tipiche chiacchierate da parrucchiere che non facevo da quando avevo 12 anni. Davvero? Sì, qualcosa del genere. Comunque ragazzi, grazie per aver visto il video fino alla fine. Ci siamo fatti anche noi questa bella chiacchierata in questo video, come un po' fossimo seduti, come se fossimo seduti alla parrucchiera, esatto. Noi ci vediamo alla prossima, non saremo a Campeche, perché non ci fare niente, il viaggio continua e non diciamolo, ok, diciamolo grazie. Comunque ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciateci un like o un commento e non dimenticate di iscrivervi al canale, mi ragazzi, raccomando ragazzi, continuiamo a iscriverci sempre, alla prossima. Sembri un politico che fai. Consegni i temi. Ok, alla prossima. Ciao ragazzi, tanti baci. Ciao. Mi fanno schifo, ma i piccioni. Ma no, guardate ragazzi, non questi volano. Piccioni sono particolari, non volano, si spostano e basta. Quindi guarda, si crea una strada, è una strada tra i piccioni. Però si spostano. Non hanno paura. Io cammino tranquillo. Non se ne vanno.